San Demetrio, popoloso comune dell'Aquilano, qui l'amministrazione comunale sta portando avanti un progetto interessante per offrire ai cittadini, agli studenti, anche alle famiglie che magari non possono permetterselo, il wifi gratis nei punti più importanti del comune e dunque la piazza, il monumento ai caduti con il parco circostante e le scuole sandemetrane. Ma noi già da qualche anno abbiamo collaborato con un'azienda locale per una rete cittadina di wifi. Oggi con la riorganizzazione del servizio ci hanno proposto questo ulteriore miglioramento di quello che già avevamo e quindi lo abbiamo colto con favore, perché comunque credo che a tutti faccia piacere che in una zona del centro, in una zona vicino alle scuole, si possa usufruire del wifi gratis, ma soprattutto insomma, in questo mondo dove la navigabilità è importantissima, anzi è un elemento essenziale del nostro vivere quotidiano, perché no fare questo, dare questo ulteriore servizio. Purtroppo anche qui la ricostruzione, come in molti comuni più piccoli, stenta a decollare. Va avanti sì, ma con assoluta lentezza. Pensate che a San Demetrio su 99 aggregati ne sono partiti soltanto 9. È la burocrazia che, secondo il primo cittadino Silvano Cappelli, blocca la rinascita. La ricostruzione è inesorabile ma è lenta. È lenta perché la burocrazia ha ulteriormente complicato un processo che di per sé era complesso per la mole di risorse e per quello che significava la ricostruzione del centro storico. Ad oggi le pratiche al genio civile e soprattutto gli aggregati al centro storico soffrono di un eccessivo appesantimento sia della parte amministrativa e burocratica e sia di quello che è tutto il percorso per arrivare al finanziamento, anche se le risorse ci sono.